Venditalia 2018, siamo allo stand della Promel, l'azienda titolare del marchio La Conta di Vidi, e ci troviamo in compagnia di Federico Bistarini, il responsabile commerciale Italia dell'azienda. Ciao Federico e bentornato dinanzi agli schermi di VennitiTV.it. Grazie, grazie dell'ospitalità nei vostri spazi, ci date la possibilità di parlare dei nostri prodotti che negli ultimi 5 anni, da quando ci siamo riaffacciati a Venditalia, stanno finalmente penetrando il mercato del vending, e questa fiera che ormai stiamo archiviando ha dimostrato che i clienti hanno davvero recepito la proposta che abbiamo loro fatto in questi anni. Ecco, io devo svelare un piccolo segreto. Io sono venuto qui allo stand più volte nel corso di questi 4 giorni e c'era sempre qualcuno in fila, in coda, in attesa per parlare con te e chiedere maggiori informazioni sulle macchine, perché tutti si appassionavano. Evidentemente in tanti hanno detto: mi interessa molto. Guarda, per noi è stato sorprendente, è stata una bella conferma, una conferma del fatto che oltre ai nostri prodotti, che sostanzialmente ereditano sempre nella continua idea di migliorare le loro funzionalità, quella che è stato il seme iniziale della Conta di Vidi, che nasce quasi 20 anni fa ormai, però calettata sul settore vending. Quindi abbiamo pensato che i gestionali, che quando ne abbiamo parlato la prima volta sembrava fossero questa specie di spettro, oggi invece sono una realtà nelle aziende che fanno il conteggio del denaro e scassettano, come si suol dire, le macchinette del caffè, le macchine per il vending. Bene, noi ci proponiamo anche per integrare i nostri prodotti con degli strumenti che agevolino e velocizzino nel modo più ottimizzato possibile anche la gestione del conteggio, non soltanto il conteggio stesso. Diciamo che intanto la macchina di riferimento, quella master, è proprio questa qui. Sì, questa è una macchina che non è portatile, è una macchina che sta in ufficio, sulla scrivania, sul banco, e spesso collegata al computer. Adesso si può davvero pensare ad una piena integrazione tra quella che diventa una periferica del computer e del sistema gestionale, che provvede velocissimamente a fare il conteggio delle monete e trasmette i dati al gestionale di riferimento. In mancanza del gestionale abbiamo realizzato anche un tool che permette di acquisire i dati della macchina e farli diventare un foglio Excel per poter gestire molto velocemente sia delle statistiche ma anche la contabilità, una prima contabilità del denaro. Ma non è l'unica, perché ci sono anche altri modelli un po' più piccoli che sono destinati ai gestori un po' più modesti. Le piccole e le medie realtà sono sempre stato il nostro punto di riferimento, quindi a loro ci siamo rivolti da sempre. Questa è una macchina che serve anche alla piccola realtà, che però fa conteggi magari settimanali o quindicinali, più spesso settimanali, e però hanno grandi volumi da contare nella stessa sessione e si trovano nella necessità di fare prima possibile, anche perché spesso questi conteggi avvengono il sabato mattina, quindi bisogna chiudere velocemente. E molte realtà, hanno acquistato, anche molto piccole, hanno acquistato la Brava 7 per poter velocemente gestire tutto il contato della settimana. Se no si va nei modelli più piccoli, come la 801A, che abbiamo dotato di un carrello automatico per fare in modo che l'operatore non debba stare a seguire l'operazione di conteggio ma possa occuparsi anche di altro, o la vecchia storica manuale 701M, che è la macchina che nasce proprio per il vending tanti anni fa e con la presenza dell'operatore consente un velocissimo conteggio in ogni caso, in modo più economico e anche con la possibilità di riporla velocemente in un armadio quando sia usata. Bene, e allora grazie Federico, questa è la macchina di riferimento, mettiamola in azione in modo da poter riuscire a ecco qui, vedere questo spettacolo che è davvero bellissimo. Questo suono, questo non è un rumore, questo è un suono. Questo è il rumore, noi ci abbiamo cercato di attutirlo, perché questo fa diventare matti attraverso l'utilizzo di materiali che sono fonoassorbenti e che sono un altro aspetto molto apprezzato dai nostri clienti. È suono, questo è denaro che
che sentiamo scendere nelle cassettine. Federico, grazie, sei stato come sempre molto carino e disponibile nel gioco delle interviste, che serve proprio a far comprendere a chi è dall'altra parte cosa c'è in questo prodotto, in questa azienda, la professionalità che accompagna naturalmente la vendita e l'assistenza della Promel. Ringrazio a tutti loro. Fabio, ringrazio te prima di tutto, ma voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a Venditalia, sono venuti a trovarci, e vorrei che attraverso i nostri contatti potessimo continuare a frequentarci, magari portando le nostre novità nelle vostre aziende direttamente, farvi vedere nella vostra realtà come funzionano i nostri prodotti. E allora, prima di andar via, ricordiamo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto diretto con te. lacontadividi@promel.it. Sul sito www.lacontadividi.it trovate anche il nuovo shop online in cui potete acquistare gli accessori più comuni e i ricambi più comuni per le nostre macchine H24. Grazie, grazie ancora. Amici, non andate via, perché nonostante qui stiano chiudendo un po' tutti, stiano sbaraccando, noi continuiamo finché non staccano praticamente l'energia elettrica e noi non possiamo più operare. Rimanete qui con noi perché abbiamo ancora qualcosina da presentarvi. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti.